L'innovazione è una caratteristica fondamentale che si basa sull'incontro e la contaminazione di esperienze diverse. E per far questo lo spazio non è un potere magico, è un grande catalizzatore di innovazione. Permette alle persone di incontrarsi, di scambiare delle idee e noi abbiamo sperimentato sul campo che quando ci sono spazi di lavoro che incentivano l'incontro, avviene qualcosa di magico, che le persone scambiano idee, si appassionano di queste idee, le condividono, ci lavorano. E questa è vera innovazione, fanno nascere delle cose nuove. Quindi lo spazio è un motore di innovazione in quanto è foriero di novità. Allora la combinata disposta della potenzialità dello spazio più dell'interesse delle persone che vanno lì, lo arricchiscono, lo animano e si incontrano dentro diventa un mix potenziale. Questo noi l'abbiamo sperimentato in tutte le palestre relazionali di Elis, c'è stato uno scambio fortissimo. Le persone sono andate, si sono contaminate e soprattutto hanno avuto frequenza di incontro. Nascono delle amicizie e la sperimentazione ha dimostrato che tra l'altro il punto di incontro maggiore si ha nei punti opposti di competenze, che sono quelle digitali e quelle umanistiche. I giovani in questo ovviamente hanno uno spazio, il centro Elis, su questo è sempre stato foriero di supporto e di aiuto e quindi spazio, più genius loci, più giovani è il mix di cui abbiamo bisogno.